primo volo di questo 2024, oggi si parte direzione Stati Uniti. Me lo stavate chiedendo da tantissimo, ovvero di recensire il nuovo 330 NIO di Ita, aereo che ho già recensito in Premium Economy, aereo che ho già recensito dal punto di vista strutturale perché Ita mi aveva regalato il biglietto per andare in fabbrica, in catena di montaggio a ritirarlo, e oggi invece si vola direzione New York. Volo ovviamente abitando in Liguria, arrivo come al solito da Genova. Oggi riparte anche il 2024, riparte la caccia al barbone, le regole saranno un po' diverse. Al momento sono a circa 45 voli in programma per questo 2024 e vedremo come andrà. Quindi io oggi viaggio in economy perché sulla A330neo di Ita Airways non ci ho ancora volato in economy. Avrei dovuto volarci, come si è visto in qualche video pubblicato un po' di tempo fa, ma mi hanno cambiato la macchina e sono volato con il vecchio 330-200 di derivazione all'Italia, mentre Giulia mi ha rubato il posto e quindi lei si fa il viaggio in business class verso New York. Quindi il gruppo Vacanze Piemonte oggi è composto da Alessio, da Andrea e da Giulia là dietro, e racconteremo i vari modi di viaggiare a bordo del 330 NIO di Ita e poi ognuno vedrà la sua prima propria esperienza. Adesso però mi sto dirigendo in una zona dove non sono mai stato, ovvero nella Prima Vista Lounge, l'ultima lounge aperta all'interno del Terminal E di Fiumicino. Non ci sono ancora stato, quindi qualcosa di più da scoprire. Cucina vista come nelle ultime lounge aperte a Fiumicino, ma tantissima scelta. Davvero ottimo prodotto. So far, so good. Questo sarà un video, una serie di viaggi un po' particolari. Tanto ho rubato Alessio ad Andrea, perché Alessio ha appena scoperto che a sua insaputa andrà a New York e non a Roma. Questa è una piccola sorpresa che ha avuto. E adesso, visto che ci siamo divisi, sto portando Alessio nella lounge di Ita, non c'è mai stato, quindi siamo nel Terminal E e porto Alessio a vedere com'è questa lounge, una lounge che ovviamente chi frequenta questo canale conosce benissimo, ma il piccolo Alessio ancora non c'è stato. Quindi partenza da New York, oggi è l'8 di gennaio, data storica perché oggi è il giorno in cui Ita ha abbandonato definitivamente Malpensa, e quindi per volare a New York volando Ita Airways non resta altra strada che passare da Fiumicino o volare da Malpensa con le altre compagnie che sono rimaste: Emirates, la compagnia Neos, United, Delta e ovviamente American Airlines. Però se si vuole viaggiare con la compagnia di bandiera, soltanto da Fiumicino si deve passare per andare negli Stati Uniti, anzi quella era anche l'ultima o l'unica, a seconda dei punti di vista, tratta non operata da Ita intercontinentale da Fiumicino. Barbone oggi che non entra a bordo per primo, anzi faccio la coda come tutti, anche perché siamo in 2500 con la comitiva Viaggi Piemonte, ma soprattutto perché, come ho ripetuto, nelle regole di "Ehi Barbone, voglio il tuo posto", non è che io ti posso dare il mio biglietto e tu entri a bordo saltando la coda con un biglietto a mio nome, ma io devo passare col biglietto a mio nome, Giulia parla, sta col biglietto a suo nome, dopodiché, come passiamo di là, ci facciamo lo switch e ognuno va poi al posto dell'altro, che altrimenti non si potrebbe. Eccoci qua, il gate l'abbiamo passato, a questo punto è arrivato il momento di scambiarsi il Santo Graal. Io me ne dal posto 6 finisco al posto 36 e 6 Lima, ovviamente il posto finestrino avevo preso, non poteva essere altrimenti, quindi Giulia goditi il viaggio e ovviamente recensione di Giulia della sua business class, della sua esperienza per la prima volta in business class con Ita, la trovate sul canale sopra sotto, cercatela dov'è. Ita non usa entrambe le porte ma imbarca tutto dalla seconda porta centrale. Perché? Perché così poi ai passeggeri di business gli dice di girare a sinistra e ai passeggeri di economy gli dice di girare a destra. Come non amare questa vista? Ecco, buongiorno, 36A. Buongiorno. 36A da questo lato. Ciao, goditela. Ovviamente Giulia, non avendo nessun tipo di status, non ha potuto neanche selezionare una poltrona in particolare. Vediamo cosa mi ha assegnato la sorte. Al posto ci sono arrivato. Giulia si era autoassegnata un posto fantastico. Non so se lo sapeva o meno, perché posto sull'ala, quindi spaziale da questo punto di vista. Cominciamo con le cose che ho già criticato di questo aereo. Non ci sono le bocchette della reazione, non è possibile. Perché? Perché le compagnie risparmiano quei
qualche euro per non mettere le bocchette della reazione è veramente una cosa incredibile, anche perché in questo momento fa un caldo della Madonna. Detto questo, al momento non ho il vicino. Allora, intanto iniziamo con spazio per le gambe. Medio. Non è malaccio. Il 330 è comunque un'evoluzione del vecchio 330-200 che era in forza su ITA. Sono tantissime le compagnie aeree che hanno questo aereo in flotta, sono tantissime le compagnie che hanno il 330neo. Ho già volato parecchie volte sul 330neo, ma in economy. Questa è la prima volta che faccio una tratta di lungo raggio in economy, quindi vediamo come si volerà. Musichetta del boarding, non so se ci fate caso a queste cose, ma a me piacciono un casino, soprattutto ITA usa compositori italiani, in questo caso c'è Ennio Morricone, una colonna sonora da paura, perché la colonna sonora di The Mission, un film per cui Ennio Morricone doveva vincere l'Oscar, non l'ha vinto per i soliti furtarelli americani, ma che col senno di poi gli sono stati restituiti, avendo vinto sia un Oscar alla carriera che un Oscar per Django. Però questa era una colonna sonora che doveva assolutamente sbancare Hollywood. È una colonna sonora molto calma, tra l'altro si apprezza tantissimo i colori della cabina, che sono in totale azzurro. Tutta la famiglia NIO ha le illuminazioni che permettono di creare ogni sistema, addirittura il 350 ha l'effetto aurora boreale in cui si risvegliano i passeggeri, tantissime chicche che i LED permettono alle compagnie, perché consumano meno, si rompono meno spesso e permettono di avere dei bellissimi effetti in cabina. Vediamo ITA cosa ci piazza in questo volo. Non vorrei dirlo e non so se si sente, ma dopo Ennio Morricone con The Mission c'è Gigrobo d'acciaio. Non me la ricordo tutta memoria perché sono troppo vecchio, i giovani non sapranno neanche di cosa sto parlando, ma tutti quelli che sono intorno alla quarantina, assolutamente con te, perché tu sei Gigrobo d'acciaio. Allora, dicevo, dotazione dello schermo, ovviamente di dimensioni notevolissime, presa delle cuffie, USB-C per ricaricare anche i dispositivi più assettati di energia e un USB-C tradizionale, poi qui sotto dovrebbe esserci, non c'è, qui sotto non c'è la presa di corrente. Caldo fotonico. Giulia, spero che tu te la stia godendo in business class, perché io sto soffrendo il caldo da paura. Tornando alla dotazione del sedile, abbiamo un poggiatesta orientabile con le alette, sì, in modo che ci si possa evitare di finire sulle spalle del vicino. Spazio buono, non sono nelle file particolari, quindi non sono nelle file di comfort economy, quindi sono nelle file di economy tradizionale. Tutto sommato, se guardo qua, c'è. Yeah, definitely flaking hot. Yeah, it's like an oven. Yeah, yeah. Veniamo a un paio di cose che ITA dovrebbe migliorare. Anzitutto, perché non posso usare l'infotainment? Siamo seduti sull'aereo da più di 20 minuti, mi sarebbe piaciuto iniziare a guardarmi un film, a parte che purtroppo continua la tradizione nel non distribuire le cuffie ai passeggeri prima di avviare l'imbarco, ma vengono distribuite, se come al solito, dopo il decollo, e quindi questa secondo me è una cosa che ITA dovrebbe assolutamente cambiare, anche se questo schermo dovrebbe avere la possibilità di collegarmi in Bluetooth. Sicuramente la possibilità ce l'hanno la business class e la premium economy, dovrebbe averlo anche questo, vedremo quando siamo decollati, e soprattutto, va bene, nel mio caso ho il mio adattatore Bluetooth portatile che mi porto sempre dietro, per cui mi aggancio con le mie cuffie, ma tutti gli altri passeggeri, come dire, non hanno. È un modo per passare il tempo in attesa delle procedure di imbarco a bordo dell'aereo, una cosa che fanno praticamente tutte le compagnie, una cosa che secondo me ITA dovrebbe migliorare da questo punto di vista. Poi vediamo la dotazione di bordo. Abbiamo una busta bella, in cellofanata, mi piace, con all'interno il cuscino e la copertina. Cuscino che, come da tradizione ITA, è uno di quelli forse più comodi che ho trovato in giro, perché è uno di quelli che neck pillow, che metti dietro il collo. Adesso vediamo, appena dato che è completato il rabbocco del gasolio a bordo, quindi vediamo se viene sbloccato l'infotainment oppure no.
ambiente che finalmente incomincia a raffrescarsi, evidentemente non potevano, per qualche ragione tecnica, anzi se c'è qualche pilota che me lo vuole raccontare perché non c'era l'aria condizionata accesa, ben volentieri nei commenti, e la prossima volta so anche perché e quindi lo posso dire nel video. E sulle note di Donatella Rettore è stato attivato l'infotainment che è talmente grande che non sta in tutta la ripresa di questa telecamera. Ovviamente scelgo la visualizzazione per gli adulti e entriamo nell'infotainment, che è un infotainment di nuova generazione. Andiamo a vedere se c'è il Bluetooth. No, mi sa che il Bluetooth, allora c'è soltanto... Ah sì, eccolo qua il Bluetooth. E quindi c'è la possibilità di connettersi con le proprie cuffie, lo faremo dopo. Ovviamente io ho il mio adattatore, ma giusto per far vedere poi come funziona, lo farò vedere connegando le mie cuffie. Andiamo a vedere, tanto che attendiamo le procedure, diciamo che materiale per ammazzare le circa 9 ore di viaggio ci sono. Ovviamente questa è la sezione dei film, torniamo in home page, come indietro, sezione dei serie TV, un po' meno ricca, ma poi abbiamo giochi, questo, Monopoli, speriamo che ci sia la possibilità di sfidare i vicini, così sfiderò magari il figlio di Andrea. Io Monopoli, lo sapete, quando c'è questo gioco in aereo io ci gioco sempre. Ci sono i video di presentazione di Ita, il wifi che dovrebbe essere stato attivato in questo momento. Vediamo le mappe, queste sono i pin dove vola Ita nel mondo. Maldive, rotta stagionale. Qui mi chiedo come mai c'è Pechino, ma perché va in code share, ma non ci sono le altre rotte in code share. Poi c'è Tokyo, andando dall'altra parte, ci sono le rotte in Sud America e in Nord America, Miami, New York, Los Angeles, e durante il periodo estivo arriveranno anche Toronto, arriverà Boston, tornerà San Francisco e arriverà Chicago. Questo è il network europeo. Quello che insegna sempre le emergenze a bordo, guardare sempre il video di sicurezza, perché ci sono cose che si potrebbero non sapere, e come ha insegnato il recente atterraggio di fortuna di Japan Airlines, sempre meglio guardarlo e essere preparati. Poi quello di Ita è bellissimo. Fasten your seatbelt and adjust it. To release it, lift to the top of the buckle. We suggest to keep your seatbelt fast. Sono le 15:30, siamo partiti da un'ora e mezza e vengono distribuite solo adesso le cuffie. È una cosa che veramente non capisco. Non capisco perché questa scelta di Ita di aspettare di essere in aria, quindi essere a altezza di crociera. Siamo partiti da circa un'ora e siamo a 8000 metri di altitudine e mancano 8 ore e 15 di volo. Siamo, per avere un'idea, vediamo la mappa così intanto vediamo dove ci troviamo. Ci troviamo praticamente sopra Grosseto e solo adesso vengono distribuite le cuffie. Non capisco questa scelta di Ita, perché solitamente le compagnie lasciano le cuffie già al posto quando ci si imbarca, oppure per una questione di rispetto ambientale, che capisco assolutamente e apprezzo, potrebbero essere distribuite una volta che viene dato il boarding complete, che quindi tutti i passeggeri sono seduti al loro posto. Anche perché in questa ora e mezza, se io non avessi le mie cuffie Bluetooth, non avrei potuto usare l'infotainment, che poi vabbè, questo è quello che guardo solitamente io dell'infotainment, ovvero la mappa, perché ovviamente sto già lavorando, però in generale le persone possono usare l'infotainment, si distraggono, non devono per forza fissare il vuoto perché non hanno le cuffie. È anche vero che oramai non sono più dei jack particolari, ma un jack classico, quello di tutte le cuffie, ma è anche vero che oramai praticamente le cuffie col filo non sono più distribuite da nessuno, e è anche vero che oramai non hanno più il jack tradizionale. Quindi, perché? Dai Ita, cambia, distribuiscile al boarding complete, fallo per il bandone. Vediamo come funziona il wifi, già questo nome alternativo, cabin wifi, non Ita Airways o quello che è. Comunque
ITA ha storicamente sempre offerto un pacchetto a traffico e non a tempo, meglio a tempo all'interno del traffico. Cosa vuol dire? Vuol dire che si ha free messaging per 30 minuti, poi si ha la possibilità di avere i messaggi per tutto il volo a $5, poi tre tariffe per navigare a 10, 25 e $33. Purtroppo non esiste una tariffa illimitata, ovvero esistono due tariffe che ti permettono di navigare per tutto il volo, ma si sta parlando di mezzo giga o 750 mega. Uno potrebbe dire, Matteo, cosa devi fare a 500 mega? Scaricare tre foto e sei fregato. Quindi assolutamente, purtroppo ITA dovrebbe passare a una tariffazione flat, quindi pago $25, $33 anche per avere più banda, ma dovrebbe darmi traffico illimitato. Quindi attenzione, perché sì, c'è scritto che sono 2 ore, ma non sono 2 ore vere, perché se si supera i 250 mega di traffico si è esaurito, anche se ci si è impiegati 10 minuti. Quindi non divertirvi a fare uno speed test, perché uno speed test brucia la banda in maniera pazzesca. Il pacchetto da $33, ovvero da 30 euro e 75 centesimi, permette di navigare per tutto il viaggio a una velocità di 600 k al secondo, con una banda a disposizione di 750 mega, quindi un pochettino meno di un giga. Sono sempre meno le compagnie che offrono un wifi a bordo a traffico, ma la maggior parte delle compagnie offrono un servizio a tempo, quindi si può comprare un'ora, 2 ore, tutto il volo, non in base alla quantità di dati che si scambieranno. Lo trovo assolutamente migliore, perché uno non ha idea di quanto traffico farà. Magari oramai siamo abituati ad andare su TikTok a scaricare dei video, e se si vuole guardare dei video su TikTok, i giga viaggiano alla velocità della luce. Allora, parlando del sedile, vediamo quanto reclina. Ovviamente c'è il trucchetto, ovvero la seduta scorre un pochettino, e questo rende la sensazione di essere molto più inclinati, però tutto sommato l'inclinazione è buona, nella media il sedile ha un'imbottitura bella rigida che non dà troppo fastidio, il poggiatesta è comodo, permette di tranquillamente di contenere il passeggero. Non sono, come sapete, come vedete dai miei video, anche se questi video in 16 non ne allargano, non sono un peso piuma, ma si sta bene, è comodo. Lo spazio per le gambe in fase relax è assolutamente interessante. Ovviamente c'è un impatto di inclinazione quando il passeggero scende, che non è che permetta di muoversi tanto a chi sta dietro, però è normale, siamo in economy, non siamo né in premium economy né in economy comfort. Lo ricordo, la fila fino alla fila 34 ci sono le poltrone di economy comfort, che sono delle economy tradizionali, dove però si ha un po' più di spazio per le gambe. Ovviamente c'è la recensione di un viaggio che ho fatto in economy comfort con ITA, il volo era a bordo del 3,50, ma lo si trova qui nel canale, basta cercarlo. Siamo partiti da quasi 2 ore, siamo a bordo da quasi 2 ore, siamo partiti più o meno da una cinquantina di minuti, ci troviamo sopra le Alpi e al momento non si è visto ancora passare nessuno, non è stato offerto un bicchiere d'acqua. L'unico passaggio che è stato fatto è quello di chi ha portato le cuffiette, vediamo. Non è neanche stato spiegato come sarà svolto il servizio, se ci sarà e quanti pasti verranno serviti. Ovviamente un volo di 9 ore dovrebbe essere servito un pasto principale più uno snack. Ho apprezzato tantissimo ad esempio che Lufthansa fa gli annunci spiegando ai passeggeri come si svolgeranno i servizi, ovviamente per quelli di economy, perché quelli per le classi premium lo leggono nel menu cartaceo. Non ci sono informazioni a bordo a proposito del menu, non c'è un menu a bordo. Andiamo a vedere se ci sono delle informazioni. Schermo ha una risoluzione pazzesca, non c'è informazioni sul gourmet e nient'altro. Ovviamente da qua c'è la possibilità di chiamare gli assistenti di volo, la possibilità di accendere la luce o la possibilità di mettersi in non disturbare, quindi voglio dormire, oppure svegliatemi per mangiare. Facendo così automaticamente si dice all'equipaggio: ehi, il barbone lo devo svegliare per dargli da mangiare. Adesso voglio vedere se riesco a connettere le mie cuffie
facciamo partire timer e vediamo. Eccole qua, trovate in un nanosecondo. Parlando di contenuto e di novità a bordo, beh, c'è Barbie. Qui si ha la possibilità di andare sul menu e dire nuove uscite, vediamo cosa mi propone. Barbie, Blackberry, l'ho visto. Il problema è che io faccio talmente tanti voli che è difficile trovare un film che non ho visto. The Whale, molto bello. Johnny Wick, no, vediamo un pochettino. Action thriller, drammatico. Comunque, diciamo che di film ce n'è parecchi. Voglio vedere se c'è qualche puntata di qualche serie che mi piace. Ecco, non c'è, ma secondo me ITA dovrebbe prendere i diritti per fare pubblicità all'Italia, e qui dovrebbe sempre esserci Stanley Tucci con la sua serie In giro per l'Italia, fatta per la CNN, dove andava in giro a mangiare e a degustare i piatti tipici. Sarebbe una un prodotto assolutamente da mostrare ai turisti che viaggiano in Italia e che così potrebbero scoprire prima di arrivare in Italia. Bah, mi guarderò Barbie, disponibile in diverse lingue, lo guardo in inglese, e buona visione a me. Iniziato il servizio, abbiamo pasta o carne. Ricordo, se per esigenze alimentari particolari, se si hanno qualche dieta o comunque si ha interesse più che altro in un piatto vegetariano, c'è la possibilità di prenotarlo tranquillamente online, entrare sulla sezione della propria prenotazione con il proprio PNR, che è il codice della prenotazione, e si ha la possibilità di scegliere, adesso non ho idea ITA quante cucine offra, ma ci sono quelle religiose, quelle con diete particolari per questioni di intolleranze, e poi ci sono anche le cucine dal punto di vista delle preferenze, quindi se uno è vegano, vegetariano, fruttariano. A bordo delle compagnie ho trovato veramente la qualunque, anzi recentemente ho letto una statistica di Emirates che dice che le richieste di piatti vegani sono aumentate del 40% nell'arco dell'ultimo anno, quindi ovviamente le compagnie si devono tenere in linea con questi trend. Buongiorno. Meglio polpette o cannelloni? Personalmente polpette. Polpette, allora, allora mi fido. Poi va a queste sono buone. Grazie. Allora, questo è come viene offerto il mangiare. Abbiamo un'insalatina. Adesso scopriremo le polpette al sugo. L'alternativa alle polpette al sugo erano i cannelloni, e poi qui c'è un tiramisù, sembrerebbe un tiramisù. Poi viene dato un panino caldo, dei crackers e del burro posate in bambù. Allora, ho sbaffato via praticamente tutto. Tiramisù con cui ho chiuso il mio pranzo, passabile. Ho mangiato di peggio a bordo di un aereo come dolce. Ho mangiato anche di meglio, sicuro, però non si può volere tutto. Polpette un po' asciutte, salsa di pomodoro quasi impercettibile, nel senso che c'era, ma non si sentiva. Pure molto compatto e non sapeva molto di patate. Però ho mangiato molto peggio a bordo di un aereo. Forse dovevo prendere i cannelloni, ma a parte che la pasta non la prendo praticamente mai. È vero che siamo su una compagnia italiana, partivamo da Roma, ci poteva stare, ma ho chiesto un consiglio all'assistente di volo, mi ha detto che lei avrebbe scelto le polpette, e allora io ovviamente non posso che non dare retta al consiglio dell'assistente di volo. Anzi, gli assistenti di volo vanno sempre ascoltati durante le procedure di sicurezza, quando ci sono i servizi, quando dicono alla gente di tenere le cinture allacciate. Non so se avete visto, se hai visto recentemente quel volo di Alaska Airlines che è volato via la porta, si è creato un buco in carlinga. Ecco, non si è fatto male a nessuno perché tutti avevano le cinture. Se qualcuno avesse avuto le cinture, magari non finiva così bene. Lo stesso discorso vale per le procedure di emergenza, quando dicono non portate via niente, non perdete tempo per recuperare lo zaino. Avete visto il volo che ha preso fuoco in Giappone? Ecco, non si è fatto male a nessuno perché tutti hanno dato retta a quello che dicevano gli assistenti di volo. Ma basta parlare di sfighe, finiamo il discorso del cibo. Beh, promosso, sufficienza piena, diciamo. Finito il pranzo, ma ovviamente non sono riuscito a guardare Barbie, quindi ho iniziato a guardare qualcos'altro.
E una domanda di questo quiz domenicale è: che film sto guardando? Beh, direi che ho dato anche abbastanza aiuti a casa. Andiamo a vedere la dotazione. Allora, il classico cuscino da collo di Ita si apre. Cuscini come quelli da viaggio che si comprano in aeroporto, Ita te lo dà gratis. Certo, non è super comodo, ma secondo me è molto meglio di quello delle altre compagnie. L'ho sempre trovato in generale migliore di quei piccoli cuscinetti che vengono dati dalle compagnie. E poi c'è una copertina senza fame e senza lode. Siamo in economy, non possiamo di certo pretendere. Tra pochi minuti, adesso l'equipaggio ha appena finito di fare il passaggio, diciamo, di pulizia della cabina, tra pochi minuti si spegneranno anche le luci per consentire a chi vuole di dormire. Piccolo consiglio del barbone: non dormite, è un volo diurno. Sì, è vero che si arriva, che sono le si parte alle 13, si arriva intorno alle 22:30 del tuo corpo. Il problema è che se tu dormi poi sei in jet lag totale. Quindi il consiglio che do è: guardate film, leggete libri, dormire massimo un'oretta e non troppo vicino all'arrivo. Perché? Perché poi siete jet laggati, dormi 4 ore, sei fregato, arrivi e stai tutta la notte con gli occhi aperti. Invece si arriva a New York, si va in giro, si va in albergo, si molla le valigie e si va in giro. Noi oggi arriveremo, tra l'altro sta nevicando, era 2 anni che non nevicava a New York, quindi però si fa un giro e intorno alle 10:30 si cerca di tirare il più a lungo possibile, in modo che si collassa appena si arriva a dormire e la mattina dopo ci si sveglia il jet lag, non sapete che cos'è. Questo è il consiglio del barbone, poi fate come volete. Siamo più o meno a metà del volo, fuori c'è una bellissima caccia al sole, perché è un volo che decolla nel pomeriggio e atterra nel pomeriggio a New York, quindi è uno di quei voli che inseguono costantemente il sole. Dicevo, siamo più o meno a metà del volo, mancano 4 ore all'atterraggio, l'equipaggio è appena passato a offrire un bicchiere d'acqua. Come sempre, anche per i passeggeri di economy, al fondo della cabina c'è una piccola cambusa nella galley, ci sono degli snack, cioè delle bibite, dell'acqua, si può chiedere un tè caldo. Ma in questo caso l'equipaggio fa quella che gli equipaggi italiani chiamano la bicchierata, non fanno altro che fare un giro per il corridoio con dei bicchieri d'acqua. Ovviamente, come dico sempre, è sempre una questione di educazione, di fatto non si rifiuta mai niente a nessuno. Io mi ricordo uno dei primissimi voli che ho preso da solo, avevo tipo 10-11 anni, i miei genitori mi mandavano dalla host family in Inghilterra, avevo chiesto una seconda Coca-Cola, ero pronto con il pound a pagare la Coca-Cola a bordo. Invece no, basta essere educati e... Sì, grazie. Basta essere educati, si può chiedere un tè, della Coca-Cola, una birra, ognuno è libero di chiedere qualunque cosa e non c'è mai nessun problema, ovviamente non si paga. Ovviamente poi se viaggi in economy è un conto, se viaggi in premium economy è un altro, se viaggi in business è ancora un altro. Però anche in questo modo il fatto di passare lungo la cabina permette all'equipaggio di tutto controllare se è tutto, non disturba nessuno, se uno ha sete beve. Ah, una cosa che sto apprezzando rispetto al mio ultimo viaggio in business class con Etihad: non ci sono bambini che piangono. Un paio di bambini ci sono, ma non piange nessuno. Tutto merito di Ita, evidentemente. Se viaggi con Ita sul 330 Neo, quindi 330 nuovi, quelli che sono arrivati in flotta a partire da giugno 2023, c'è una cosa, un trucchetto che forse non sai e trova da spiegare. E il trucchetto riguarda il sistema di infotainment. C'è la possibilità di agganciarsi con le proprie cuffie Bluetooth, basta andare sul simbolo del Bluetooth, cliccare su connetti e agganciare le proprie cuffie. E in qualche secondo appariranno le cuffie e magicamente si è connessi. Semplice, gratuito. In economy quanto in business ci si connette con le proprie cuffie Apple, Android, cuffie Bluetooth, ci si dimentica delle cuffiette che vengono date troppo tardi e che si può usare quindi il sistema quando si vuole, come si vuole.
E tu, lo sapevi? Tra l'atterraggio è tempo di fare la mia valutazione finale, visto che sono appena andato in bagno, visto che l'equipaggio si sta preparando per fare il servizio della merenda, vedremo cosa daranno. Come al solito sono 4 le valutazioni: cabina, food and beverage, servizio, infotainment. Parto dall'ultimo perché assolutamente, assolutamente promosso l'infotainment, promosso lo schermo, promossa la qualità dello schermo, la dimensione, anzi è probabilmente più grande di alcuni schermi che ho trovato in business class. 4K, assolutamente top quality, non c'è la presa di corrente, però c'è presa USB-C e presa USB. Con la presa USB-C sono riuscito tranquillamente a caricare il cellulare, tutti i miei manicoli, quindi assolutamente valida. Certo, se uno ha un tipologia di dispositivo, ma soprattutto un computer che non si carica tramite USB-C, soffre un pochettino, ma in tutti gli altri casi le due prese USB tradizionale e USB-C sono più che sufficienti. Bluetooth integrato in economy, come ovviamente anche in premium economy in business, che si aggancia alle mie cuffie Apple in 5 secondi, quindi assolutamente promosso. Unica pecca il wifi fintamente a tempo, ma prevalentemente a traffico, quindi si compra 2 ore o tutto il volo, ma poi all'interno del tempo che si compra c'è comunque una limitazione di banda, e al prezzo in cui viene venduto tutto il volo per soli 750 mega, un po' più di 30 euro, è assolutamente fuori mercato rispetto a quello che offre la concorrenza. Sarebbe ora che ITA passasse a una tariffazione a tempo senza alcuna limitazione. Alcuni stanno mettendo i satelliti di Elon Musk, visto che gli aerei sono tutti nuovi e che vengono, come in questo caso, confezionati ad hoc. Un pensierino ce l'avrei fatto. Anche a livello di marketing sarebbe una trovata interessante, o quantomeno dare la messaggistica gratuita. Non vuoi dare la messaggistica gratuita a tutti? Fai come stanno facendo tutte le compagnie che danno la messaggistica, almeno la messaggistica gratuita, a chi ha lo status nel programma fedeltà, e anzi, come molte compagnie stanno facendo, chi ha lo status top executive nel mio caso, gli dai la connettività gratuita. Mi fidelizzi, mi fai sentire importante e mi dai un motivo per iscrivermi al programma fedeltà se sono nuovo. Lo stanno facendo tutti, lo sta facendo Lufthansa, lo sta facendo Finnair, lo sta facendo British, lo sta facendo Air France, lo stanno facendo le compagnie medio orientali, lo sta facendo Singapore, non parlo degli americani dove il wifi te lo tirano quasi dietro. Però questa è una piccola pecca, soprattutto su un aereo nuovo. Speravo che il concetto della vecchia Alitalia fosse rimasto sul vecchio 330, e invece no, continua questa mentalità. Su questo ITA dovrebbe lavorarci. Cabina bellissima, si vede che è chiara, e il sedile non ha più quella tonalità, diciamo, piacevole, ma è di uno scuretto, come dire, ha un colore non più definibile. Poi io sono daltonico, quindi non sono neanche attendibile su questo aspetto, ma è omogeneo, diciamo che lo sporco è omogeneo. Perché? Perché i sedili sono in tessuto, perché sono chiari, perché lavarli è praticamente impossibile, perché la moquette sotto i miei piedi è chiara, perché per lavarla dovrebbero eliminare tutte le sedute, quindi su questo ITA dovrebbe quantomeno fare un ragionamento. Però per il resto, paradossalmente, in economy credo che convenga viaggiare sul 330 NIO piuttosto che sul 350, e il motivo è semplicissimo. Il motivo è che c'è solo un posto, non ce ne sono due, perché la configurazione è 2-4-2 anziché 3-3-3, o magari come in Emirates 3-4-3 sul 380. Cosa vuol dire? Vuol dire che avrò solo una persona vicino a me, e avendo solo una persona vicino a me, se sono in coppia, perfetto, è come volare in premium economy, ma se sono da solo, ho solo una persona da scavalcare, e o se sono da solo vengo scavalcato solo da una persona, non c'è nessuno in mezzo nelle file laterali, quindi assolutamente conveniente. Ovviamente c'è un video su The Flight Club dove spiego anche quali sono le poltrone migliori, perché ho fatto il video di consegna di questo aereo, quindi ve lo raccomando. Non ci sono le bocchette della reazione, però la temperatura tutto sommato è stata buona. Food and beverage, le polpette erano un po' asciutte, gli spinaci erano buoni, il purè era un mappazzone, però tutto sommato, diciamo, promosso, sufficienza piena. Adesso verrà servito un spuntino, vado a naso, sarà un sandwich, lo vediamo, lo aggiungo in calce a questa valutazione. Resta il servizio. Beh, allora, sono onesto, onestissimo, io i biglietti li pago e non avviso mai la compagnia quando volerò,
In questo caso purtroppo sono stato sgamato, visto che sono stato riconosciuto, ma ormai su ITA mi è praticamente impossibile cavarmela senza che venga riconosciuto. Mi succede più spesso sul lungo raggio, dove i lunghisti probabilmente si passano, si sono passati il mio account, ma mi succede anche tantissimo sul corto raggio. Però è normale che sia così, sono italiano, sono probabilmente l'unico italiano che fa questo di lavoro, mentre ci sono tanti youtuber anche enormemente più famosi di me che ogni tanto fanno anche un video a bordo di un aereo, che non è la stessa cosa ovviamente, perché non, magari, che ne so, come si chiama, Yakidale o Giovanni Arena non sono così famosi a bordo, perché non vengono visti e non fanno solo video di aerei. Io invece sono una mummia logorroico, faccio solo aerei, quindi è normale che sia il mio identikit sulla porta dead or alive, no? Come a Gardaland. Quindi dico, però devo dire grazie all'equipaggio di ITA che mi ha coccolato. Probabilmente gli altri passeggeri non hanno avuto le stesse piccole attenzioni. Un cioccolatino buono, molto buono, mi è arrivato un cioccolatino dalla business, però ho mangiato quello che hanno mangiato tutti gli altri, ho bevuto quello che hanno bevuto tutti gli altri e sono stato tranquillamente seduto al mio posto senza chiedere nessun trattamento di favore. Neanche il cuscino della business ho chiesto, mentre qualche passeggero l'ha chiesto evidentemente, perché non riusciva a stare bene col cuscino. Io mi trovo benissimo con il cuscino che dà ITA, anzi trovo che in economy sia forse il miglior cuscino che venga offerto, perché è quello sdoppiato che ti metti intorno al collo, che puoi usare sia come cuscino ma che puoi usare anche come reggicollo. Lo trovo positivo e poi è imbustato, quindi valutazione finale assolutamente promossa. Diciamo che con questo video ho viaggiato in tutte le economy disponibili su ITA e sono tutte disponibili sul canale, sul 3.50, sul 3.30 nuovo e sul 3.30 vecchio. Ho viaggiato sulla premium economy, che è del 3.30, perché al momento sul 3.50 non c'è, e ho viaggiato in business sul 3.50 e sul canale adesso. Tra poco arriverà, anche se non è già arrivata a seconda di quando stai guardando questo video, c'è anche la business class di questo 3.30, che è una business class completamente diversa rispetto a quella del 3.50 e dei vecchi 3.30. Per il resto, come al solito, sono Matteo Remiso, theflightclub.it. Ci sono tanti modi per rimanere in contatto con me, sono i social, c'è il canale WhatsApp, c'è ovviamente il sito www.theflightclub.it e c'è una community, un gruppo chiuso, un gruppo segreto, dove ci aiutiamo, ci scambiamo consigli, scambiamo opinioni, chiediamo aiuto e riceviamo aiuto, e soprattutto diamo anche aiuto. Come sempre, se ti interessa, ogni domenica mattina alle 9:30, puntuale se non per le feste comandate, per cui normalmente anticipo, arriva una nuova recensione di una cabina, di una compagnia, di un aereo particolare, dove cerco di volare per farti vedere come si vola, come spendere meno, come viaggiare. Ah, non ho detto quanto ho pagato questo volo, perché l'ho pagato un biglietto. L'ho pagato un biglietto, all'incirca siamo nell'ordine dei 180 euro mi era costata questa tratta. Poi ho fatto andata e ritorno, economy e premium economy in ritorno, però avrei potuto prendere andata e ritorno in 320 euro, una cosa del genere. Dimenticavo, ogni domenica c'è un quiz. In questo quiz metto in palio un paio di gadgettini marchiati Volare che ho sgraffignato a un qualche evento del programma Fedeltà di ITA, e la domanda di oggi è: a che gioco ho giocato? Appuntamento a domenica prossima.